Uno scrittore devoto alle regole del realismo e un giovanotto dal sangue bollente. Questi i personaggi di una tranche de vie che ha portato Pier Paolo Pasolini negli uffici di un commissariato. Accusato di favoreggiamento, Pasolini nega di aver agevolato la fuga del rapinatore. Narrerò la verità in un capitolo del mio prossimo romanzo, ha detto. Dovremo perciò aspettarne la pubblicazione.